Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Come avete potuto capire, siamo qui riuniti stamattina per benedire innanzitutto questa statua della Madonna che l'avvocato Larana personalmente ha voluto portare da Međugorje per intercedere per le nostre famiglie, per il nostro lavoro, per la funicolare di Capri, di cui lei è presidente. Perciò ci raccogliamo adesso con viva devozione verso la nostra Madonnina, che possa veramente proteggere il nostro lavoro e il benessere delle nostre famiglie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo riuniti nella gioia, fratelli e sorelle carissimi, nel momento in cui viene esposta alla pubblica venerazione l'immagine di Santa Maria, venerata da noi come con il titolo di Madonna di Međugorje. Questa immagine intercederà e penserà a proteggere tutta la nostra comunità caprese, le forze dell'ordine, le autorità civili e religiose e il nostro lavoro. Questo servizio della funicolare che serve la comunità di Capri e che è un servizio veramente indispensabile. Perciò sottoponiamo a lei, alla sua intercessione, che possa proteggere tutti quanti noi e che ci possa
rendere pace, gioia e serenità, perché la nostra vita sia più bella. Maria, infatti, è la Santa Madre del Verbo fatto uomo, icona del Dio invisibile, ed è essa stessa immagine, tipo, modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere, il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo, nostro fratello e nostro Dio. Il modello a cui la sposa di Cristo si ispira per l'adempimento della missione apostolica, a cui siamo chiamati tutti. Con animo devoto e filiale, partecipiamo insieme a questo sacro rito. Ora ascoltiamo la parola del Vangelo, secondo Luca. In quel tempo, Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono». Potuto vedere, ci siamo un poco divisi i compiti. Non si può non sottolineare la presenza di Antonio, che è diacono permanente, ma nello stesso tempo è impiegato proprio in questa struttura della funicolare. Io ho voluto, senza offendere la delicatezza di nessuno, ho voluto che fosse lui a presiedere a questa benedizione. Mi sono ritagliato un momentino un angolo di riflessione. La Vergine Maria, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, subito dopo l'annunzio dell'angelo, è andata a casa di Elisabetta, non perché avesse bisogno di verificare quanto aveva detto l'angelo le aveva preannunziato che nulla è impossibile a Dio. Non è impossibile che una vergine concepisca e partorisca un figlio, e Maria è il segno di questo. Non è impossibile che una donna nella sua vecchiaia, che consacra anche una sterilità di vita, possa generare il figlio. Ed è a Incaren, il paese dove si è rifugiata Elisabetta, che avviene l'incontro tra le due donne, le due mamme, che portano ambedue in grembo. La prima, Maria, appena inizia la sua maternità. Elisabetta invece è già al sesto mese. Tre mesi e nascerà Giovanni Battista, che noi conosciamo, il precursore di Gesù. Questo incontro di Maria con Elisabetta dà il tono a questa benedizione di stamattina, perché vedete, la Vergine Santa
non si è messa in trono. Chi è venuto per vedere un trono ha sbagliato quartiere, deve andare in qualche altro posto del mondo per trovare chi regna con una corona d'oro. Qui trova una donna col grembiule, trova una donna con i piedi che appena appena appoggiano per terra, come quelli di ogni mamma. E voi qui avete l'esempio di tante mamme presenti, mamme che non hanno i piedi ma hanno le ali ai piedi per volare a destra e a sinistra in famiglia, fuori famiglia, per sorreggere, guidare, illuminare la vita stessa della famiglia. Quanto dobbiamo alle mamme, quanto dobbiamo alla Vergine Maria che si è messa in pellegrinaggio e sta segnando la storia con la sua presenza. Vedete, cari fratelli, scusatemi se faccio una parentesi, chi di noi fosse tentato di pessimismo guardando a quello che c'è intorno a noi, che ci fa paura, avete ragione, ci fa paura. Guardando alle nostre impotenze, non abbiamo paura di dire di fronte a malattie, di fronte a disgrazie, di alzare la mano e dire io non ci capisco niente. Questa è la storia, una storia che tra l'altro, se voi ricordate domenica, mi riferisco a chi tra noi ha il brutto vizio di andare a messa la domenica, domenica avete ascoltato la prima lettura di Sofonia, che è un'esplosione di gioia. Gioisci, figlia di Sion, perché il Signore ha revocato la tua condanna, ti ha liberato dal nemico, il Signore è il Dio in mezzo a te. Maria, qual è lo scopo per cui il Signore le permette di andare in giro per il mondo? Che deve fare la turista anche lei? Lourdes, Fatima, la Salette, Pompei, Loreto, Guadalupe, e chi più ne ha più ne mette. Adesso ci si mette anche Medjugorje. Ma che la Madonna fa? La pellegrina? O fa la mamma che va a consolare i figli, va a far sentire accanto ai figli la sua presenza? Ecco, noi vogliamo salutare questa benedizione stamattina come un'ennesima dimostrazione che Maria è accanto a noi. Ma per fare che cosa? Per la carezza sulla mia guancia? Per la mano come una piccola pacca sulla spalla? No, Maria è accanto a ciascuno di noi per dire io ti porto Gesù. E questo Natale ce lo ricorda ancora di più. Ecco perché io adesso, proprio come segno più forte di questa benedizione, chiederei se possiamo cantare la Ninna Nanna. E subito dopo chiederei alla avvocatessa, la presidente Larana, di dire, io l'ho sentito il perché, ma vorrei che lo sentissimo tutti, perché la Madonna oggi è qui, perché lei l'ha voluto personalmente portare, con quello che ci ha detto anche il diacono Antonio. E allora vedete che ricchezza questa presenza stamattina, e noi la porteremo quando ci affacceremo da quella balconata e vedremo qui questa immagine della Vergine di Medjugorje. Ci ricorderemo, noi non siamo soli, Maria è in cammino con noi, Maria viene a visitarci in ogni momento della nostra vita per portarci Gesù. Bambino,
tocca a me, è inaspettata per dire la verità. Io l'ho raccontato così, come si racconta a un'amica. L'ho raccontato a parroco, forse a lei prima, non me l'aspettavo che lo dovessi raccontare. E quell'anno mi trovavo ad Anacapo e avevo fatto un ricevimento per l'Inerwil, 200 persone con l'assessore Coppola. Alla fine del ricevimento, a mezzanotte ho preso un caffè e di un ictus. Tornata a casa mi paralizzai. Ero disperata. Io sono un professore universitario di diritto canonico ecclesiastico, quindi ho studiato a Roma, alla Sacra Rota, insegno all'università questa materia. E poi sono avvocato matrimonialista della Sacra Rota. Quindi la fede mi ha spinta, ero veramente avvilita, questo ve lo voglio dire perché non bisogna mai fermarsi. Mia figlia Brunella mi fa, mamma, andiamo dalla Madonna di Medjugorje. E io dico, so che lì è una bella camminata, perché è una montagna, non è una salita, devi veramente scalare. E mi disse mia figlia, mamma andiamo, arrivata all'aeroporto io stavo male, pallidissimo, quello che ti fanno per entrare, mi viene pallido, dice, lei sta male. E avevo paura di perché stavo male, ma la fede mi ha spinto e sono andata. E siamo arrivati a Medjugorje e sono arrivata sotto la montagna. Era pesante, voi quanti di voi l'avete fatto? Pesante. Ma io questo lato qua non me lo sentivo, era pesante, ce l'ho ancora un po'. Ma là non mi potevo muovere, era come un tronco. Ho preso un bastone, ho cominciato a scalare la montagna. E chi c'è stato sa che è difficile questa montagna, non è una camminata, è difficile veramente. Io ce l'ho fatta con i sassi, sono arrivata su, ancora più difficile scendere perché mi sentivo precipitare, la gamba mi veniva meno, ma ce l'ho fatta, mia figlia si è messa a piangere. Dopodiché ho detto, ma io questa Madonna me la devo portare con me. Ma non era facile, perché non eravamo andati col pullman. Tu col pullman lo metti dietro. Dovevamo andare con l'aereo, l'aereo non te lo faceva passare. Allora l'ho fatto incartare, perché oltretutto si rompeva se tu lo metti. Allora me lo sono messo in braccio. Quindi col taxi fino all'aeroporto e mi sono portata col mio braccio che non mi funzionava, l'ho portata qui. Ho detto, ma io la porto a Capri. Capri ha bisogno di Medjugorje, perché siete tutte delle persone eccezionali. Eccezionale, ma l'isola è piccola e a volte la chiacchiera, l'altra chiacchiera, le grosse dimensioni, ma magari non sarà peggio nelle grosse dimensioni. Ma le piccole, questo è il territorio. Capri ha bisogno di Medjugorje. Eccomi qua. Me la sono portata, però il problema è dove la mettiamo? E la mettiamo su. E la... Qui voi se chi conosce Capri, questa zona era tutta abbandonata, ma c'era l'immondizia, non so perché, ma questa immondizia aumentava di volta in volta. Secondo me un po' ognuno ci buttava giù. Ho incominciato, ho parlato con dei miei collaboratori, ho cominciato a fare un piano così. Eccoci qua. Adesso dobbiamo fare la fontanina, perché la fontanina è importante. Io ringrazio il parroco, abbiamo messo un anno perché dovevamo, questo l'ho comprato ieri, proprio io, sono andato con le misure in mano e abbiamo messo il tappeto quando si vuol fare qualcosa. E quindi stiamo qui, io ringrazio tutti quanti voi perché la Madonna è con noi, ci deve benedire, ci deve assistere, ci deve proteggere, ci deve dare tanta serenità. Questo è l'augurio che voglio fare a tutti quanti voi qui presenti, su, giù. Di cuore, soprattutto tanta serenità, questo auguro a tutti voi. Io ringrazio il parroco, non ero preparata a questo. Ringrazio le suonatrici, ringrazio i che sono eccezionali, i ragazzi tutti che lavorano con me in funicolare, a cominciare da Don Antonio, l'ingegnere Santora, e ringrazio pure altri che vedo dell'azienda elettrica di essere qui presenti, perché noi siamo tutti una famiglia, stiamo a Capri, fogliamoci bene, questo è il messaggio. Grazie. Animati dalla fede in Cristo Salvatore, che si è degnato di nascere da Maria Vergine, diciamo tutti quanti assieme, interceda per noi la Madre Tua, Signore. Interceda per noi la Madre Tua, Signore. Salvatore del mondo, che nella Tua potenza redentrice hai preservato la Madre Tua da ogni colpa, liberaci da ogni peccato. Preghiamo.
Interceda per noi la Madre tua, Signore. Redentore nostro, che hai fatto della Vergine di Nazareth la dimora della tua presenza e il santuario dello Spirito Santo, edifica anche in noi un tempio vivo del tuo Spirito. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Sacerdote sommo ed eterno, che hai voluto Maria accanto a te ai piedi della croce, per le sue preghiere, donaci la gioia di comunicare alla tua passione. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Re dei re, che hai assunto con te nella gloria in corpo e anima la Madre tua, fa che cerchiamo e gustiamo le realtà del cielo. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Signore del cielo e della terra, che hai posto come regina alla tua destra la Vergine Maria, rendici coeredi della tua gloria. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Uniti in preghiera con la Madre di Gesù e gli Apostoli nel Cenacolo, supplichiamo Dio nostro Padre e ci... così devotamente raccogliamo per qualche minuto in silenzio, ognuno nel suo cuore può fare una preghiera. Possiamo ora unire tutte le nostre preghiere proprio con la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma aiutaci dal male. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio trascendente ed eterno. Prima della creazione del mondo hai costituito il Cristo principio e fine dell'universo e hai congiunto a Lui, nel mirabile disegno del tuo amore, la Beata Vergine Maria, genitrice e socia del tuo Figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. È lei la donna nuova che ha risollevato le sorti dell'umanità decaduta per la colpa della prima Eva, l'eletta figlia di Sion, che unendo la sua voce implorante ai gemiti dei patriarchi ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele, la serva povera e umile da cui è sorto il sole di giustizia, il tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli che ti presentano questa effigie della Beata Vergine, perché confortati dalla sua protezione imprimano nel cuore l'immagine che contemplano. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecite e un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione nel benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché, giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
verso la libertà. Dio misericordioso, che per mezzo del tuo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi, qui radunati con devozione filiale, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore possiamo andare. Grazie a Dio. Adesso ci accomodiamo tutti per un brevissimo rinfresco. Dopo l'orazione e la colazione. No, è una brindisi, diciamo.